Ciao a tutti e benvenuti in questa quinta puntata di test. Oggi parliamo di una cosa che ognuno di noi possiede. Si incomincia a formare più o meno alla quarta settimana di vita del feto e conclude la sua formazione entro il quinto mese. Avete capito di cosa sto parlando? Esatto, i capelli! Cacchio, l'ho sbagliata, taglia! Esatto, le impronte digitali! Che poi chiamarle così è sbagliato. Sì, le impronte digitali sono quelle che lasci in giro, quelle che prende la polizia. Quelle che hai su polpastrelle si chiamano dermatoglifi. Vabbè, sigla! Ciao a tutti! Sì, lo so che l'ho già detto, ma oggi sono ripetitivo. Comunque, dermatoglifi, cosa sono, dove sono, ma soprattutto, a che servono? Oltre ad essere largamente utilizzati dalla polizia per il riconoscimento degli individui, e su questo non mi soffermo perché spero che tutti sappiate di cosa sto parlando, vero? Sono anche molto importanti in medica genetica, in quanto è stato dimostrato che alcune sindromi cromosomiche presentano un'insolita combinazione di dermatoglifi, come ad esempio la sindrome di Down. Circa un minuto fa ho detto che tutti quanti li abbiamo. No, è sbagliato. Infatti, dei ricercatori israeliani hanno identificato un gene la cui mutazione crea una rarissima malattia, chiamata adermatoglifia, che in breve sarebbe la mancanza di impronte digitali. Come ho detto, è rarissima, infatti è stata riscontrata solo in 4 famiglie. Ma noi esseri umani non siamo gli unici ad avere questa caratteristica, infatti la condividiamo con il mondo animale. Tutti i primati, compresi quindi molte scimmie, hanno sull'ultima falange delle dita di mani e piedi minuscoli avvallamenti e creste dall'andamento approssimativamente circolare. Sono caratteristiche dell'individuo e immutabili. Ma non sono gli unici. Tracce simili sono presenti anche in alcuni roditori che hanno sviluppato dita prensili. Per esempio, il topo. Dagli adattamenti degli animali nasce una simpatica teoria considerata valida per decenni, ovvero che gli avvallamenti e le creste presenti sui polpastrelli servissero ad aumentare il coefficiente di attrito tra la carne e l'oggetto toccato. Infatti un oggetto ruvido crea più attrito di un oggetto liscio. E anche qui la teoria... no, è sbagliata, non funziona. Nel 2009 un team di scienziati del Manchester ha calcolato il coefficiente di attrito tra la carne e l'oggetto toccato, con e senza impronte digitali, misurando però soltanto un aumento marginale del coefficiente di attrito. Ergo, la teoria di prima è bocciata. Hanno anche scoperto che i polpastrelli in realtà avevano il 33% in meno attrito con un vetro acrilico di un polpastrello completamente liscio. Quindi in alcuni casi i dermatoglifi riducono la nostra presa invece che migliorarla. Quindi, in conclusione, ci sono persone che non le hanno, sono importanti in medicina, vengono utilizzate dalla polizia, non le abbiamo soltanto noi esseri umani ma anche alcuni animali. Si incominciano a formare già dalla quarta settimana di vita del feto. Insomma, tante notizie, ma alla fine a che servono? Perché le abbiamo? La risposta è meccanocettori. E tu mi dirai, che roba è? Nel 2009 un team di ricercatori francesi ha studiato questo fenomeno e ha scoperto che un dito increspato che si muove su una superficie crea delle frequenze di vibrazione che vengono rilevati da dei sensori speciali chiamati corpuscoli di Pacini, che appunto è uno dei 4 meccanocettori presenti nelle nostre mani. Questi sensori poi comunicano le informazioni ai neuroni sensoriali che poi le comunicano al cervello. Quindi, in conclusione, sono proprio le impronte digitali che ci fanno dono del tatto e ci permettono di sentire le cose. Comunque troverai fonti e soprattutto approfondimenti nella descrizione. Bene, questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Io come al solito spero di non avervi annoiato, ma di avervi incuriosito ancora di più. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti e lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Inoltre condividete con i vostri amici per fare i fighi e gli acculturati. Bene, questo era Test. Io sono Little Questioner e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!